Salve, questo è il mio primo vlog in assoluto nella vita del mondo, per questo non sono per niente abituato a parlare in una stanza vuota con una telecamera, o almeno quasi vuota, dato che c'è un gatto esattamente là, non è inquadrato dalla telecamera perché sta dormendo, ma c'è, fidatevi, c'è. Sono Mauro Simonetti, sono uno youtuber, diciamo, sono un utente di YouTube con 12, 13, quasi 15 iscritti e vorrei parlare della questione Francesco Sole, selvaggia non mentire. Un breve riassunto per chi non lo sapesse: Francesco Sole è uno youtuber che, a differenza di molti altri, è partito già famoso principalmente con un team di persone dietro di lui, tra cui Francesco Facchinetti, che appunto l'hanno aiutato nella sua scalata al successo, il che è una cosa abbastanza normale, raccomandazioni c'è dovunque, se non fosse per il fatto che questa raccomandazione non è stato mai qualcosa di completamente chiarito per il pubblico. Infatti Facchinetti, così come moltissime altre persone e anche Selvaggio Lucarelli, continuano a dire che questo ragazzo si è fatto da solo, è nato dal web, è nato con le sue sole forze, cosa che invece tutti sanno non è vero, ma nessuno vuole ammettere questa cosa. Per questo si è creata questa questione, è iniziata da Daily Mello, è continuata con Claudio Di Biagio, Dario Moccia, altri youtuber grandi, piccoli, e poi è arrivata fino a me, Mauro Simonetti, di Caserta, anni 19, single, numero di telefono 0. Quindi mi ritrovo qui, su questa sedia, con questa luce, con quel gatto che mi sta guardando con un'aria particolarmente strana da quel letto, a fare quello che è il mio primo vlog, dato che prima d'ora non avevo mai messo la faccia in qualcosa che riguardasse YouTube, avevo sempre messo le facce degli altri, diciamo, dato che faccio videoclip musicali e cortometraggi. Fatemi lavorare, fatemi lavorare. Il mio parere è che principalmente quello che ha fatto Francesco Sole, quello che ha fatto Francesco Facchinetti, a quanto pare quello che fanno tutte le persone che si chiamano Francesco, è sbagliato, secondo me ovviamente, ovvero il trattare la propria utenza di internet come un'utenza televisiva. Come ben sappiamo sono due tipi di pubblici, sono due tipi di audience, diversi ma non troppo, dato che comunque sono le stesse persone che guardano il computer e che guardano la televisione, ma l'essere trattati nella stessa maniera, ovvero nella stessa maniera come viene trattato il pubblico della televisione, ha fatto ovviamente incazzare moltissime persone, da qui l'hashtag selvaggia non mentire, proprio perché questa esplosione c'è stata da quando questa Selvaggia Lucarelli ha detto di come appunto questo Francesco Sole fosse un self-made man, per usare parole cool per i giovani. Comunque Selvaggia Lucarelli, che nome è Selvaggia ancora non ho capito, non ho capito neanche chi è questa Selvaggia Lucarelli, sinceramente. E Selvaggio Lucarelli che cosa ha scritto? Ha scritto di questo Francesco Sole, del libro che ha pubblicato recentemente, parlando di come lui sia un ragazzo che si è fatto da solo, un ragazzo che è nato da nulla, da YouTube, senza nessuna spinta, nessuna raccomandazione, e quindi qui è esplosa la questione. Perché l'utenza di YouTube si è sentita giustamente presa per il culo. Perché come vuoi dire una cosa del genere se chiunque sa che non è così? Mette un po' ansia questa videocamera. Un pochino, ma poco a poco, mette un po' di ansia nella videocamera, e qui iniziano le mie considerazioni su tutto questo evento. Io penso che la questione non sia quella di adesso iniziare ad odiare Francesco Sole, iniziare a scrivere sotto i suoi video di come sia un raccomandato di merda, di come sua madre debba morire, mettere non mi piace a tutti i suoi video, ma penso che più che altro la questione sia semplicemente smettere di guardare i suoi video. Soltanto questo, solo di questo si tratta. Se non vuoi che una cosa diventi famosa, tu sei il pubblico, tu non devi farla diventare famosa. È una cosa semplicissima. Non dico adesso che tutta questa questione del selvaggio non mentire sia un qualcosa di totalmente negativo, anzi, ad esempio di questa selvaggia non sapevo niente fino a pochissime ore fa. Per questo credo sia una cosa buona, ovvero quello di far diffondere questo hashtag in maniera tale che più persone possibili riescano a conoscere questo avvenimento. Ma credo che comunque il tipo di risposta che alcuni stanno utilizzando sia sbagliato, sia fin troppo eccessiva nei confronti di quello che alla fine è un ragazzo, Francesco Sole, che ha afferrato un'opportunità, opportunità che secondo me chiunque nelle sue condizioni avrebbe afferrato. Infatti io credo che questo criticare in maniera vuota Francesco Sole per essere un raccomandato sia qualcosa di totalmente ipocrita, perché non dico che ci sia un fatto di rosiconi, tu rosichi, eccetera, eccetera, ma chiunque nella sua posizione avrebbe accettato quell'occasione, chiunque, probabilmente anche io stesso. Se il figlio di quello dei Pooh venisse vicino a me a dire «Ehi, ti do i soldi, ti faccio diventare famoso», io direi «Dove devo firmare?», cioè io andrei subito con lui. Quindi è una questione ipocrita, secondo me, quella di parlare di purezza, ma non è una questione stupida quella di parlare di chiarezza. Infatti, se Francesco Facchinetti o chiunque lavori con lui, dato che si sanno comunque i nomi di quelli che lavorano per lui,
o meno con lui, diciamo per non farla troppo lobby massonica, tutte queste persone continuano tuttora a non voler ammettere la, potremmo dire, il marketing fatto attorno a questa figura di Francesco Sole, dato che è di questo che si tratta principalmente, marketing, ed è questo che sta facendo incazzare moltissimi utenti. Perché se probabilmente Facchinetti avesse detto dall'inizio lo pubblicizzo io e non guarda per caso ho visto questo video e per caso hanno visto anche quattro miei amici importantissimi per questo lo facciamo diventare famoso, probabilmente la questione non sarebbe mai esistita, o almeno ci sarebbe stato ovviamente qualcuno che avrebbe odiato questo Francesco Sole, perché giustamente gente che non ti apprezza ci sarà sempre, così come c'è gente che non ti apprezza c'è gente che non ti segue principalmente. Ma invece è stata fatta tutta questa operazione di anti-chiarezza praticamente, operazione che ha fatto arrabbiare moltissimi utenti, mi sto ripetendo. Ma come tutti ben sappiamo, Google è a due click di distanza, dobbiamo semplicemente chiudere YouPorn e mettere pagina principale. È così che funziona, tutti possono entrare in tutti quanti i siti possibili, tutti possono vedere tutte le informazioni possibili, e quindi in soli quattro click, quindi levare YouPorn, mettere pagina principale, scrivere Francesco Sole Facchinetti, mettere invio, in pochissimi click tutti quanti possono vedere quello che è appunto la questione Francesco Sole, Francesco Facchinetti, questioni che ormai si sanno benissimo, ma che nessuno ha ancora il coraggio di ammettere, nessuno ha le palle di ammettere, nessuno ha la voglia di ammettere probabilmente, nessuno lo ammetterà mai. Inoltre, non solo Francesco Sole, secondo me, è importante negativamente all'interno di questa vicenda, dato che alla fine Francesco Sole non ha fatto altro che ritrovarsi in questo mare di opportunità, ma un altro problema, secondo me, è dato dalla community. Infatti, come molti youtuber hanno detto, un problema principale di tutta questa situazione è che la community, uno, si è ritrovata molto unita, unita come non lo era stata mai, quindi questa è una cosa positiva, ma è una cosa negativa perché? Perché si è dimostrata ancora una volta che la community, per community si può intendere la community di YouTube, di Facebook, di Twitter, una nazione, un paese, si è ritrovata unita semplicemente perché era contro qualcosa, come succede sempre in tutti i casi, quindi la questione è rimasta praticamente la stessa. Sono stati fatti video su video su video su video su video riguardanti questa questione, ma credo che nessuno si sia incentrato proprio su questo aspetto della community. Moltissimi stanno parlando della community come un gruppo di soldati che combatte, metafore belliche a destra e a sinistra. Io non credo in questa cosa principalmente. Io credo semplicemente che l'unico mezzo vero per distruggere Francesco Sole non sia quello di combatterlo, non sia quello di mettere non mi piace i suoi video, non sia quello di scrivere le tue frasi fanno schifo sotto le sue foto con le frasi che fanno schifo, ma semplicemente quello di iniziare a ignorarlo, non guardare i suoi video, non continuare a prolungare o anche sputato questa popolarità di cui continua tuttora a campare, popolarità sia positiva che negativa. Ma credo che adesso ovviamente con tutta questa questione c'è un po' di movimento, perché l'hashtag selvaggia non mentire è diventato il primo su Twitter, quindi è una questione che sta tenendo la community di YouTube Italia abbastanza attiva, ma come tutte le questioni che hanno tenuto YouTube Italia abbastanza attiva, andrà poi scemando nel corso di quanto? 3-4 giorni, una settimana al massimo, e tutto ritornerà ad essere come prima. Probabilmente Francesco Sole continuerà a fare video, probabilmente no, probabilmente Facchinetti lo mollerà, probabilmente succederà qualcos'altro che nessuno si aspetta, probabilmente Facchinetti è un uomo o una donna o tutte e due, potrebbe essere un alieno, un licantropo, uno shapeshifter, che non mi ricordo come si dice in italiano, e quindi la questione è questa. Niente, chiudo qui, io sono Mauro Simonetti e